Di Idea Web, buonasera a tutti, benvenuta Federica Biganzoli. Ciao a tutti. Questo pre-partita importantissimo che in qualche maniera segnerà la storia per questa società. Sì, è solo giovedì, ci sembra di allenarci da 2 mesi e mezzo perché questa domenica non arriva mai, però va tutto bene, siamo cariche al punto giusto, ma per adesso ancora tranquille perché le energie vanno risparmiate, soprattutto quelle nervose per il fine settimana. Arrivate da una serie di derby giocati consecutivamente un po' contro Chieri, l'ultima partita in casa con Collegno, insomma una squadra di tutto rispetto che vi ha impegnati per 3 set, forse la testa era già a Bologna. La testa magari un pochino poteva essere a Bologna, quello sì, però noi ce lo diciamo tutte le volte che è passo per passo. Secondo me mancavano magari tante energie mentali, si è visto soprattutto nelle situazioni in cui c'era da avere un po' pazienza. Ci siamo fatte prendere un po' dalla fretta di chiudere subito le azioni e sapevamo che con una squadra come Cus questo non andava fatto. Quindi diciamo che forse un po' di stanchezza, soprattutto in questi frangenti, ci ha portato a essere meno lucide. Questo. Poi non abbiamo assolutamente sottovalutato la partita, sapevamo che doveva essere una partita tosta, una settimana non facile. Insomma, ce la siamo fortunatamente tolta con 3 bei punti in tasca e abbiamo fatto, secondo me, un bel lavoro. Affronterete un San Giovanni Marignano che arriva da una vittoria importante in Coppa Italia, ha faticato un po' nell'ultimo turno di campionato, ma queste partite sono secche dentro fuori. Infatti, a Olbia abbiamo giocato anche noi, sappiamo che là non è facile proprio per nessuno, tra la trasferta, la palestra, anche loro hanno avuto il turno di coppa tosto con Legno, quindi non è certo una partita che dove non hanno giocato al 100% che ci fa rilassare, sappiamo che sono un avversario molto completo, ostico perché difendono tanto, rigiocano tanto, sappiamo che sarà una battaglia quella di domenica. Aspettate un sacco di tifosi da accompagnarvi, sicuramente ci saranno 5 pullman, tanti che verranno per conto loro, insomma un palazzetto che si tingerà di rosso-blu. Ma speriamo, sappiamo che si stanno mobilitando qui con pullman anche in macchina. Speriamo di avere tanta gente al seguito perché a noi fa piacere, è bello da vedere, bello per la pallavolo, ma per noi è una cosa che dà un sacco di carica e ci serve domenica. Che tipo di partita dobbiamo aspettarci allora da te e le tue compagne? Beh, qui non c'è nessuno che va là per perdere e andiamo là a giocare e tutto quello che viene fuori da questa partita è qualcosa di buono perché è un'esperienza unica. Tante come me non l'hanno mai fatta, tante altre magari l'hanno già vissuta, ma è un qualcosa che comunque vada devi portarti dietro nel tuo bagaglio di atleta, perché ti aiuta tanto a crescere. E noi là andiamo sicuramente agguerrite, cariche, determinate come siamo sempre. Grazie Federica A voi, Biganzoli. a domenica.